Anticipazioni settimanali puntate una vita da lunedì 6 a venerdì 10 febbraio 2017. Ritornano le anticipazioni una vita e riguardano le puntate in onda dal 6 al 10 febbraio 2017 in cui Teresa riconosce un ciondolo di Caetana e comincia a ricordare sempre più chiaramente, mentre fra lei e Mauro sembra stia nascendo qualcosa. Purtroppo, però, l'ispettore deve rinunciare a Teresa perché è già impegnato. Caetana, intanto, riesce a fare in modo che Mauro venga degradato. Andiamo subito a conoscere cosa vedremo nel dettaglio questa settimana. Casilda, frustrata perché deve mentire a Massimiliano per reggere il gioco a Rosina, si confida con Martin. Intanto Rosina cambia idea sull'operazione e tenta di andarsene, ma Maya glielo impedisce sedandola. Mauro fa andare Teresa alla festa in onore del patronato della Serna, nella speranza che, parlando con Caetana, le torni la memoria. La maestra, vedendo un ciondolo al collo di Caetana, si ricorda di averglielo dato da piccola e sviene. Con una scusa, Mauro riesce a portare via Teresa da casa di Caetana. Poco dopo i due si vedono al commissariato e si baciano. Casilda confessa a Massimiliano dove si trova realmente Rosina e, con l'aiuto di Martin, corrono a cercarla per sottrarla dalle grinfie di Malia. Mauro si imbatte in Fabiana per Calle Acacias e cerca di capire come mai la domestica sia così comprensiva e accondiscendente con Caetana. Fabiana risponde che la vita di una domestica consiste nell'essere sempre leale al proprio padrone, ad ogni costo. Mauro interrompe un bacio appassionato con Teresa e le dice che tra loro non può esserci niente, senza dare ulteriori spiegazioni. In realtà Mauro è innamorato di lei, ma c'è una donna nella sua vita, Humildad, verso la quale ha dei precedenti obblighi. In preda allo sconforto Teresa, che nel frattempo ha ricordi sempre più nitidi della presenza di Caetana e Fabiana nella sua infanzia, decide di lasciar perdere tutto e andarsene da Acacias. Felipe implora Mauro di convincerla a restare. Caetana, istigata da Fabiana, usa i propri contatti per far degradare Mauro, che viene rispedito a fare il poliziotto di pattuglia. Lourdes sta organizzando una truffa ai danni di Ramon, servendosi dell'ignara figlia per scucire denaro al marito. Inoltre continua a osteggiare il rapporto tra Victor e Maria Luisa. Un giornalista si presenta in soffitta per intervistare le protagoniste del romanzo di Leonore.